Prato, 23 maggio 2023. Tragedia all'alba oggi, 23 maggio, in una casa in via Fiorentina a Prato. Una donna di 75 anni, Franca Fiorvanti, è ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi all'ospedale Prato di Santo Stefano con ferite alla gola e il petto, che le erano stati inflitti con un coltello da cucina da suo marito, Franco Mengoni, 78 anni. Fu allora lo stesso Mengoni a avvertire la polizia dopo il tentativo di sua moglie, anche se le dinamiche e le cause sono ancora sconosciute. L'uomo è stato arrestato nell'atto del crimine. La chiamata è arrivata a 112 intorno alle 5 del mattino. Police, carabinieri e polizia municipale sono intervenuti sul posto e è in corso un'ispezione del procuratore del vice in servizio. È complesso, nello stato delle indagini, stabilire le cause per le quali Franco Mengoni ha pugnalato sua moglie. La donna sta lottando per rimanere in vita all'ospedale di Santo Stefano, mentre l'uomo è alla stazione di polizia, non lontano dal luogo del tentato. Il vice procuratore Petrocchi sta cercando di ricostruire le dinamiche di aggressione. L'uomo era stato ritirato per anni, in precedenza aveva gestito una svolta con sua moglie, una fase di elaborazione dell'industria tessile. Sembra che entrambi abbiano goduto di una buona salute,